però l'87 San Marino è ancora intorno a 28-29. Noi diciamo che per quel che riguarda l'impresa non deve andare oltre i 20, perché sennò è inutile che un'impresa faccia una programmazione di sviluppo, noi progetti e poi il governo, perché fa l'accordo con Tizio e con Caio, ci carica addosso oneri nuovi, non conteggiati oltretutto nei nostri progetti di sviluppo. Per cui primo è fondamentale fissare un tetto, dopo se si usano di più per la cassa integrazione, di meno per un'altra cosa. Il fondo assegni familiari al giorno d'oggi non ha più nessun senso e non è pensabile che sia l'azienda, il datore di lavoro, a farsi carico del numero dei figli o dei familiari in carico del singolo lavoratore. Il carico di famiglie è un ruolo che è dello Stato, va riportato nella fiscalità, per cui noi rivendichiamo anche urgentemente la riforma fiscale per fare in modo che venga applicata e rispettata la Carta dei diritti fondamentali, che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, che dice anche che tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale e sono tenuti a contribuire proporzionalmente, dice la legge, al proprio reddito. È pensabile che un artigiano debba pagare il 45% di imposta sul reddito, il 29% per il fondo per pensioni ed altri barzelli? Se l'artigiano si trasforma in SRL non paga più queste cose. E dopo qualcuno dice, ah, non c'è più un artigianato, per forza lo punite. Allora, mettiamoci d'accordo su un insieme di struttura dello stato sociale, di quello che giustamente il lavoratore deve ricevere, mettiamoci d'accordo sul costo massimo che può sopportare l'impresa, a quel punto la disponibilità nostra è anche quella di programmare l'aumento dei salari di qui a 10 anni. Ho fatto l'ipotesi che qualcuno ha giudicato provocatoria, ma noi siamo pronti a discutere sull'ipotesi di raddoppio dei salari di più di 10 anni. Se il raddoppio avviene con queste regole è chiaro che non siamo disposti neanche a cedere l'1%, ma con il raddoppio che avviene con la rimodulazione e riaggiustamento di tutti questi parametri, i primi a essere interessati che i lavoratori abbiano un buon reddito siamo noi, perché il commerciante, quando mette in vetrina il suo prodotto e i, quanti sono? 20.000, 21.000 gli occupati a San Marino, non hanno i soldi, demagogia che si dice in giro, non sono soldi per arrivare alla fine del mese. È chiaro che la prima cosa alla quale rinuncia è andarsi a comprare le scarpe, il vestito, la nuova cartella per il bambino che va a scuola, rinuncia ai consumi. Allora noi siamo interessati che il lavoratore abbia un buon salario che non deve però influire pesantemente sul costo per l'imprenditore. C'è questa possibilità, basta avere la disponibilità a sedersi. Alcuni calcoli sono esclusivamente matematici, perché se io abolisco il fondo assegni familiari che vale il 2,5% e lo trasferisco sulla fiscalità, quel 2,5% lo posso mettere a disposizione di un'altra parte. Se non facciamo il secondo pilastro delle pensioni, unificando il sistema delle pensioni, ci risparmiamo un altro 2-3% che lo mettiamo in conto aumenti salariali o miglioramenti di altri servizi. Non è pensabile, ripeto, andare avanti a affrontare solo l'emergenza e l'urgenza. Il fondo delle pensioni artigiani è in deficit, aumentiamo l'1%, il fondo per gli altri in deficit, aumentiamo un altro 1,5%. Avanti questo passo, ci allineiamo a tutti gli altri stati e allora perché continuare a operare a San Marino dove vengono a mancare le condizioni? Noi siamo preoccupati di questo, per cui sollecitiamo da un lato, lo diremo anche in un comunicato ufficiale, l'ANIS a essere più ragionevole, insomma non può essere questo 0,3-0,5%, e firmare le tabelle retributive e poi aprirlo questo dibattito. Mi sembra che da parte del governo ci sia una disponibilità a farlo, di là c'è una rigidità. Io, e questo me ne assumo la mia personale responsabilità e lo dico a nome mio, mi sa che dietro ci sia quella cosa di poco chiaro,
ci sono ad esempio le scadenze di certi sconti sulle imposte, le agevolazioni fiscali stanno ormai esaurendo il suo compito, un sistema che secondo noi, in questo caso posso dire, è stato dato a piogge con dei meccanismi assolutamente da non ripetersi, che ci sia qualcuno che prima di mettere la firma sulle tabelle aspetti di vedersi rinnovati i privilegi. Noi siamo contro i privilegi, tutte le imprese devono stare allo stesso diritto e ci rifacciamo la carta dei diritti e siamo pronti, laddove fosse necessario, anche a fare ricorso al controllo di legittimità degli atti legislativi, perché rispetto alla carta dei diritti per noi è fondamentale. Ho fatto un comizio però. Sì, però in sostanza comunque hai toccato tutti i punti che noi ci siamo sempre battuti, cioè anche oggi continuiamo a fare forza. E abbiamo dato disponibilità all'ANCI nei mesi scorsi, quando fu firmato il 9 luglio l'accordo tripartito, già nei giorni successivi abbiamo avuto degli incontri separati per questo argomento, perché sarebbe già una cosa che già sapevamo che si sarebbe andato incontro a questa situazione, perché nel momento stesso in cui non firmavano le tabelle potevano, sarebbero dovute essere state ufficializzate nei giorni successivi, invece hanno tardato 2 mesi. Questo fondamentalmente per cercare di trovare degli accordi così di base per superare queste situazioni che oggi di sicuro non è quello che serve al sistema paese. E forse era un problema da affrontare prima dell'inizio del tavolo tripartito, perché le regole, è chiaro che non le vai a cambiare poi così in corsa. Il tavolo tripartito è stato poi in questo senso presentato, il primo risultato con queste tabelle, il resto verrà fuori, anche perché ci sono tante aziende che non sono associate, quindi dobbiamo pensare che non solo ai nostri iscritti o agli iscritti di ANCI, che magari possa essere il vertice o la punta di diamante di quello che loro chiamano le aziende più grosse e rappresentative del paese. Abbiamo una fascia di imprese che sicuramente ancora magari così appoggiate in qualche maniera o con capacità individuali di lavorare, che si deve fare naturalmente quello che è il sistema, quindi non possiamo di sicuro dimenticare quel tipo di utente. E per il resto Ergo Omnes disposti come sempre ad ogni tavolo di discussione, purché sia formalmente così affrontato da tutti in qual misura, non che ci siano accordi sotto banco che magari qualcuno, come in questo caso in questi giorni, sta venendo fuori. Trasparenza per sviluppare qualcosa di nuovo. Grazie. Io direi di... Intanto ringrazio tutti, delle altre domande. Ringrazio tutti i presenti.